Tips, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete già letto dal titolo, andiamo a fare un try on haul di Light in the Box e ringrazio tantissimo il brand per aver sponsorizzato questo video e per avermi inviato una selezione dei loro capi da appunto farvi vedere. Prima cosa che vi devo dire è, come vedete, oggi ho cambiato location e voglio provare. Fatemi sapere giù nei commenti se vi piace per i video haul barra try on. E appunto iniziamo subito con il video di oggi, che sarà un try on haul. Quindi vi farò vedere prima i vestiti così e poi i vestiti indossati in delle clip che ho registrato a parte, così potete vedere bene i vestiti come stanno su di me e appunto come sono indosso. In più, ultima premessa, vi lascio giù nell'info box un codice sconto da poter utilizzare su tutto il sito di Light in the Box, dove potete appunto acquistare i capi che più vi piacciono. Partiamo con il primo capo, trovate di questi ovviamente il link giù nell'info box, così se vi piace potete direttamente acquistarlo attraverso quel link e trovarli appunto tutti quanti facilmente. E il primo che vi mostro è questo capo qua, che come vedete ha una trama un po' particolare, animalier esattamente come il top che ho indossato oggi. Sto parlando di questa qui, che è una vestaglia che potete indossare un po' come preferite. Praticamente è una vestaglia classica, fatta in questo modo, che va lunga praticamente fino alle caviglie, quindi è abbastanza lunga, di un materiale molto morbido, effetto seta. Ed è un materiale leggero, quindi che potete utilizzare anche volendo in estate, non soltanto in questo periodo. E ha questa trama leopardata molto molto bella, è veramente ben fatta, ha dei dettagli molto molto ben fatti e anche il materiale è molto morbido. In più ha la parte, diciamo, delle maniche abbastanza larga e intorno alla vita ovviamente ha questo nastro, anche lui fatto in raso, diciamo, nero, che vi permette di chiudere la vestaglia. Devo dire che mi piace moltissimo, la trama è molto particolare e in più io amo le vestaglie, le trovo estremamente comode prima di truccarmi, quando per esempio esco dalla doccia, metto la crema e non voglio che i vestiti si appiccicano al corpo, preferisco sempre mettere le vestaglie. Adesso ne ho una in più e devo dire che questa è molto molto bella. Passiamo adesso a un pigiama che veramente, quando l'ho visto, ho detto deve essere mio perché è meraviglioso. È uno di quei pigiami che secondo me possono essere utilizzati anche in vari modi. Perché? Perché è un pigiama, sì, ma secondo me può essere utilizzato anche come set, come completo, come coordinato con per esempio un paio di tacchi. Infatti poi vi farò vedere una clip dove lo indosso appunto come completo da esterno, quindi per uscire, non solo per stare in casa, magari con un paio di tacchi. E in più, secondo me, è anche molto versatile perché potrebbe essere utilizzata la camicetta come una terza opzione, ovvero come vera e propria camicia. Ma senza troppo perderci in chiacchiere, vi mostro il set. È formato da una parte sotto, che è praticamente il pantalone del pigiama, ed è anche questo in simil raso praticamente. Tutto quanto così abbastanza semplice e lineare, e poi la particolarità di essere sotto così frou-frou con tutto quanto il pelo nella parte sotto del pantalone. Il pantalone si presenta in maniera diversa avanti rispetto al dietro, perché il dietro ha semplicemente l'elastico come un semplice pantalone del pigiama, mentre dalla metà in poi fino ad avanti non ha più l'elastico, ma è semplicemente così dritto, e poi ha questa specie di nastro con il quale si può fare il fiocco sul davanti. Molto molto bello, mi piace tantissimo anche di questo il materiale. Abbiamo poi la parte sopra, che è appunto una camicia, come vi accennavo prima, ed è fatta in questo modo. Quindi è una semplice camicia rosa, di questo rosa molto molto carino baby. E appunto ha anche questa la particolarità di avere sulle maniche il pelo. E in più mi piace molto perché ha i tasconi, diciamo, nella parte sotto della camicia. Di solito questi tipi di pantaloni hanno un taschino piccolo qua, in questo caso invece abbiamo dei tasconi nella parte inferiore, vedete?
Eccoli qua, che sono comodi magari per mettere, non lo so, l'elastico per i capelli, un burro cacao, cose del genere. Molto carino. E appunto questo completo mi piace molto perché può essere, secondo me, molto molto versatile. Seguiamo adesso con due capi basic che assolutamente non possono mancare in un guardaroba perché veramente potete metterli da soli, con un cardigan sopra, con un blazer sopra, potete veramente utilizzarli in tanti modi e in più tengono super caldo. E sto parlando di dei semplici Dolce Vita. Ne ho presi due, uno grigio e uno bianco. Questo è il mio periodo fissa del grigio, quindi ho deciso di prendere questo qua. Quindi sono nel mio periodo grigio, perciò ho deciso di prenderne uno così. È molto morbido il materiale, non è super super pesante, quindi potete utilizzarlo anche più in là, verso marzo-aprile magari. Però appunto, come vi dicevo prima, potete benissimo indossarlo con un cardigan sopra o un maglioncino, quindi potete renderlo più caldo. È fatto a costine, quindi molto molto semplice, e poi ha la particolarità di avere il collo alto che ovviamente andate a rigirare e appunto diventa un semplicissimo maglioncino a collo alto. E come vi accennavo prima, l'ho preso anche in bianco perché sembra una cosa assurda, ma già il grigio magari è un colore più particolare, ma non lo avevo neanche in bianco. E appunto, essendo un capo molto versatile e soprattutto basic che fa tantissimi outfit, ho deciso di prenderlo anche in bianco. Proviamo poi con questo maglione bellissimo, veramente mi piace tantissimo, ed è un maglione anche questo bianco, pure questo mi mancava nell'armadio, e mi piace molto com'è perché praticamente ha il collo alto anche lui, però vedete, ha la particolarità di avere tipo le righe come se fosse a costine, ma a costine grandi, mentre tutto quanto il resto del maglione è liscio. E questa trama viene ripresa anche dalle maniche, che come vedete sono un pochino più grandi e poi si stringono nella parte che va, diciamo, qua in questa zona, che prende anche leggermente le mani perché è un pochino lungo, e anche dall'altra parte. E poi questa trama viene ripresa anche dalla parte sotto del maglione, eccola qua, vedete? Dove appunto ci sono le costine, diciamo. E mi piace veramente tanto il colore, anche qua materiale molto morbido, è più pesante sicuramente dei maglioni a collo alto, però anche lui non è estremamente pesante, però molto morbido, mi piace veramente tanto. Il materiale veste benissimo, super super comodo, il fatto di avere il collo così alto vi protegge bene dal freddo d'inverno, e mi piace tantissimo il fatto che abbia le maniche che si stringono, perché facendo così non vi entra l'aria fredda, perché di solito quando indossate dei maglioni che magari sono tanto caldi, sì, però hanno le maniche a sbuffo comunque larghe, vi entra comunque il freddo. Infatti io a volte metto una maglia sotto, magari faccio così con le mani, con la manica dell'altra maglietta, invece con questo il problema non si pone, quindi mi piace moltissimo. Passiamo all'ultimo capo, in questo caso è un set, quindi un completo, un coordinato, e l'ho pensato per casa perché di solito io in casa faccio i video YouTube o comunque faccio vlog, quindi in generale mi piace stare molto comoda, e quindi ho deciso di prendere questo coordinato che può essere utilizzato sia insieme, come vi farò vedere dopo, ma volendo potete anche utilizzare semplicemente il pantalone, come nel mio caso adesso sto utilizzando una tuta sotto. Metterei questo pantalone molto comodo sotto e sopra la maglietta in questione che mi serve per girare i vari contenuti. È un materiale diverso da tutti quelli che vi ho mostrato prima, è tipo effetto nuvola perché è super soffice, è un materiale molto bello, materiale super morbido. E appunto, vedendo più nel dettaglio di cosa si tratta, abbiamo il capo sotto che è un pantalone molto molto morbido a zampa, quindi molto largo, ma la cosa che mi piace è che avendo l'elastico in vita risulta abbastanza versatile, nel senso che si può adattare a varie figure. E per il mio caso è perfetta la taglia perché non mi stringe in vita né mi sta largo che mi scende, è veramente perfetto. Ed è appunto molto molto bello, morbido, e mi piace. Anche la lunghezza va benissimo del pantalone. Mentre la parte sopra è una maglia molto molto oversize, che praticamente è fatta così. È una maglia con uno scollo a V, con la particolarità di avere tipo lo scollo con la cucitura che rende lo scollo a V molto più visibile.
E è fatto così, sempre dello stesso materiale. Ovviamente, come vedete, è bello largo perché è proprio oversize, però non è un oversize grande che si vede che è grande, ma è un oversize proprio di stile, un pochino più oversize, però in realtà calza molto bene sulla figura. Nel caso, in questo caso io l'ho messo all'interno dei pantaloni leggermente perché non mi piace fuori versione un po' così lasciato lungo, diciamo, quindi l'ho messo all'interno dei pantaloni, ma volendo potete benissimo portarlo fuori come completo classico. Le braccia di questa maglia sono anch'esse molto larghe, questa qui è la parte, diciamo, da dove esce la mano, quindi anche questa molto larga ed è anche parecchio lunga ed è caratterizzata da questo spacco che ha nella parte laterale che permette appunto di far scivolare il maglione bello liscio sui fianchi, oppure come ho fatto io lo potete leggermente chiudere dentro i pantaloni. Quindi anche questo molto carino. Ok, quindi questo era tutto il try on di Light in the Box. Spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo che giù nell'info box trovate la lista di tutti quanti i vestiti che vi ho mostrato, così potete andare direttamente al sito e trovare tutto facilmente. Avete anche un codice sconto da utilizzare sul sito per avere il 15% su tutto. Tutto ciò, ringrazio ancora tantissimo il brand per aver sponsorizzato questo video. Ringrazio voi per averlo guardato. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel like. Ricordatevi di iscrivervi al canale per supportarmi. Vi mando un bacio e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Bye!